Con una delibera il comune di Pescara, l'assessore Luigi Albo Remascia, ha concesso 200.000 euro a Pescara Multiservice per affrontare quella che è una problematica. Parliamo dei parcheggi a pagamento, a volte qualche furbetto ci prova e riesce ad uscire senza pagare il posteggio. Già dallo scorso anno come società abbiamo posto in essere delle operazioni, quale ad esempio in modo importante, che è anche un orgoglio nostro, quello della stabilizzazione di 28 ausiliari della sosta. E ripeto, ausiliari della sosta perché abbiamo tutte le figure del nostro organico che si occupano di parcheggi, hanno la possibilità, ecco, di irrogare eventualmente sanzioni, quindi anche per qualificare il nostro personale hanno questo tipo di qualifica che non è il mero parcheggiatore di una volta che eravamo abituati a vedere, quindi già questo è un primo passo verso i lavoratori. La città in questo modo viene presidiata dai nostri operatori su quelli che sono gli stalli blu, che sono quelli di nostra competenza, e quindi possiamo dire che abbiamo già iniziato un percorso che viene anche implementato da una serie di interventi riguardanti il miglioramento della segnaletica, piuttosto che anche uno svecchiamento dei parcometri esistenti in città, dando la possibilità agli utenti di pagare anche con il bancomat. Abbiamo avviato un percorso e lo stiamo portando avanti, oltre l'utilizzo delle app che sono quelle maggiormente utilizzate in Italia, possono essere fruite anche sul nostro territorio, e in questo modo togliamo anche qualsiasi scusa a coloro che in qualche modo accampavano scuse sulla vetustità del nostro parcometro e quant'altro. Sicuramente il 2024 sarà un anno di svolta, anche perché abbiamo posto in essere anche una serie di idee, sono sul tavolo relativamente all'area di risulta. Ovviamente qui il confronto con il socio, quindi il Comune di Pescara, l'assessorato e i dirigenti, è costante, perché dobbiamo un attimo coordinarci con quello che è il cronoprogramma per i lavori che l'amministrazione dopo tanti anni finalmente ha avviato su quelle aree.